Dall'Assemblea degli Industriali a Lecco andiamo a sentire tra gli ospiti i due assessori regionali lombardi, Rossi ed Aprea. Eccoli. Assessore Aprea, tra i tre punti chiesti dalla Confindustria di Lecco, una maggiore alternanza tra la scuola e il lavoro. Cosa avete fatto in questi primi mesi su questo fronte? Abbiamo investito moltissimo su alternanza scuola-lavoro, orientamento placement e apprendistato e tirocini. In particolare abbiamo messo a disposizione dei fondi della rete Fixo, creando dei poli di sperimentazione, ma che sono presenti in tutta la regione, in tutte le province, con finanziamenti regionali del Ministero del Lavoro e Italia Lavoro. Praticamente abbiamo selezionato le scuole che avevano già fatto esperienze negli anni di orientamento e di alternanza scuola-lavoro e abbiamo investito su queste scuole come capofila di reti di scuole per l'orientamento e il placement. Significa che ci siamo dati come obiettivo non solo quello di fare buone pratiche in una migliore alleanza tra scuola e impresa, ma entro un anno dal diploma, ci auguriamo entro i primi 4 mesi, massimo 6 mesi, ci auguriamo che la maggior parte degli studenti diplomati faccia un'esperienza o di tirocinio o di apprendistato. Per incoraggiare queste buone pratiche abbiamo messo a disposizione 600 tirocini per 600 contratti di lavoro, quindi un investimento complessivo di 3 milioni con riferimento alle reti Fixo, quindi agli uffici di placement e di orientamento, e altri 600 mila euro per i tirocini. Tutte politiche che vedono la scuola impegnata certamente per il diritto allo studio ma anche per il diritto all'occupabilità. Assessore Rossi, anche oggi qui all'Assemblea della Confindustria Lecchese si è parlato di macro regione, il governatore Maroni ha detto che non è una sovrastruttura ma si tratta di cose concrete. Lei qualche giorno fa ha incontrato i suoi omologhi del Piemonte e del Veneto, si è parlato di coordinare le iniziative sportive ma non solo, si è parlato anche di professioni, soprattutto della montagna. Ma questo discorso calza con l'argomento anche di oggi, il lavoro ai giovani? Assolutamente, ho fatto questo incontro con l'assessore al Piemonte e al Veneto proprio per fare una linea comune, visto che tante sono le tematiche comuni e quindi per semplificare molti progetti, anche per capire quali sono i progetti che vanno meglio insomma, nelle varie regioni. È stato un incontro importante e anche interessante perché su molti progetti, anche come il progetto dello sport a scuola, insomma, ci sono uscite veramente delle proposte interessanti che possiamo fare assieme. Così come i sentieri montani, diciamo, i rifugi, si è parlato di professioni della montagna, di maestri di sci, insomma, ma non solo quello, insomma, proprio per unificare le varie, insomma, anche i vari problemi come risolverli, magari si risolvono molto più facilmente se ci uniamo. Anche le guide alpine si parlava. Sì, esatto, ma non solo quello, ma anche dei gestori degli impianti sportivi. Insomma, abbiamo proprio detto di turismo, sì, abbiamo proprio fatto uno scambio di idee proprio di come si operava nelle regioni, in Lombardia, in Piemonte e in Veneto, e veramente è stato un workshop molto interessante.